sforzo che chiediamo. Vi invito però a rimanere fino alla fine anche nella parte successiva a questo panel, dove diremo e comunicheremo quali sono i passi successivi a questa prima conferenza e come poter andare avanti giustamente una discussione che è stata molto densa e molto intensa. Cittadinanza. La cittadinanza a livello, diciamo, di definizione giuridica è il rapporto tra persona fisica e lo Stato, uno Stato. Però i migranti sono sempre stati definiti non solo come doppia assenza, quindi un'assenza rispetto al paese di origine e un'assenza perché una mancata reale integrazione e poi di accoglienza, ma anche come doppia presenza, come portatori di doppia cittadinanza, doppia presenza. Infatti il paese di origine è un vissuto portato che il migrante si porta, che è decisivo nello sviluppo di nuova cittadinanza, nuova cultura, nuova welfare. A livello internazionale parliamo adesso di cultura. Sicuramente in questo viaggio che stiamo facendo tra il qui e lì, l'elemento culturale è centrale, è stato ricordato in tanti interventi questa mattina. Ed è proprio tra le culture di qua e le culture di là che nasce nuova cultura, che si produce nuova identità, si produce nuova cittadinanza. Io volevo chiedere all'assessore Stefano Guerri, assessore alla cultura, moda e design, come questo processo di dinamica influenza il lavoro dell'assessore alla cultura in una città come Milano. Grazie. Io penso che con il vero che ho costituito un forum che questa amministrazione ha in occasione dell'incontro tra tutte le delegazioni dei paesi che parteciperanno nel 2015, il forum della Città Mondo, più di 450 comunità internazionali di Milano, abbiamo proprio detto con forza che per noi la cultura non è semplicemente un valore aggiunto, una questione di costume. La cultura è un grande motore della città mondo, un grande motore economico, un grande motore per lo scambio dell'identità. E stiamo lavorando in questa direzione come amministrazione, lavorando anche molto bene tra assessorati diversi. E voglio citare tre punti, ma anche tre modi che in qualche modo raccontano questo lavoro, che è un lavoro che il forum delle comunità della Città Mondo sta facendo insieme all'amministrazione comunale. Primo, a che vedere proprio con la questione dell'identità, che è una questione molto forte che ho sentito questa mattina emergere da quasi tutti gli interventi. La cultura è uno strumento per consentire al migrante di uscire dal guscio di un questuante di diritti e di accedere a un ruolo di chi può offrire alla complessità di ricchezza alla comunità in cui vive. Questo è un punto chiaro. E questo passaggio è un passaggio che dobbiamo fare tutti insieme. La cultura è un modo attraverso cui il migrante riconosce i suoi legami di sangue, di tradizione, con una geografia, planetaria, con il luogo di origine. Riconosce un suo rapporto con la geografia che invece è una geografia locale di cittadinanza, quindi di scambio, e riconosce un rapporto con una geografia interna che è del tutto intenzionale, che è progettata, che è un complesso ricchissimo accostarsi, distinguersi, collegare, distinguere esperienze, culture, legami. Ecco, la prima cosa che dobbiamo fare è dare forza, lo dico in un modo anche un po' riconoscere l'attrattività e il fascino di questa cultura complessa e migrante. Questo è un passaggio fondamentale per la città di Milano. Far uscire il migrante dalla angusta collocazione del questuante dei diritti e farlo diventare un protagonista di chi porta cultura e ricchezza a questa città, cosa che c'è già oggi. Allora, da questo punto di vista stiamo lavorando per esempio sul sistema delle biblioteche, una politica attiva. A Milano abbiamo 24 biblioteche, diffuse in tutti i quartieri, queste sono delle nostre straordinarie risorse, sono luoghi a volte scalcinati, a volte fisicamente e architettonicamente molto belli, ma
capacità straordinaria e quindi lavorare sul fatto di riconoscere nelle biblioteche a partire dalla questione del plurilinguismo o a partire da iniziative come quella delle lingue parlanti che abbiamo sviluppato insieme alla Carica, cioè di riconoscere e offrire ai migranti la possibilità di raccontarsi in pubblico. Noi vogliamo che le biblioteche diventino dei luoghi dove investiamo su questo scarto, su questo cambiamento nella mappatura dell'identità delle popolazioni migranti di Milano. Secondo punto è relativo al concetto di scambio, se volete al concetto di curiosità, che c'è sempre, appena pubblicato in Italia un libro in cui distingue il rapporto tra simpatia e empatia. La simpatia è dovuta a un processo di identificazione dell'altro, l'empatia è dovuta a una curiosità. Questo per me è un altro passaggio molto importante, come quello tra il tema dei diritti e il tema dell'identità complessa. Nel senso che noi dobbiamo trovare almeno dei luoghi dove sia possibile per le comunità riconoscersi, avere, come dice un altro studioso americano, appunto, coscienza del proprio capitale sociale fisso, cioè della propria identità di comunità, che è fondamentale, ma contemporaneamente offrire di continuo delle possibilità di scambio, dove si dà ciò che invece si mette in campo un'altra grande risorsa, che è la risorsa della curiosità, dell'empatia. Allora noi stiamo costruendo un luogo che sarà il Saldo, che sarà il centro della città mondo, il forum, il luogo, il museo della città mondo dedicato all'interculturalità. Lo stiamo costruendo insieme alle comunità del forum e noi vogliamo che questo sia un luogo dove si generano e sprigionano questi scambi dovuti alla diversità. Eventi, mostre, ricerche, incontri, dove le comunità nazionali e in queste inserisco anche le comunità regionali dei cittadini autoctoni possano giocare su un tema che è un tema complesso e che non può essere normato, di scambi che a volte poi sono scambi che hanno al loro interno dei sistemi di ritorno, perché ci sono le entità locali che vengono riaccorpate, ripensate e interpretate dentro dei percorsi biografici, che magari dal punto di vista geografico un'estensione gigantesca. Quindi c'è un, come sappiamo, un tema molto complesso, ma quello che vorremmo tutti diventarsi uno dei grandi luoghi della produzione. Il museo sarà pronto nella primavera, forse spero, in inverno prossimo. È un museo di qualità straordinaria, è uno dei primi spazi realizzati in Europa negli ultimi anni, dedicati alla cultura e all'arte. E stiamo ragionando su due prime grandi questioni, come sarà una grande mostra, esposizione e ricerca sul tema della famiglia, sulla plasticità della famiglia, che coinvolgerà anche che i migranti hanno nella costruzione intenzionale per fare famiglia, e l'altro sarà sul concetto di apartheid, una mostra che stiamo costruendo insieme a un'istituzione importante tedesca, un curatore africano che oggi dirige la Casa della Cultura di Monaco, sul tema dell'apartheid come concetto spaziale, visto in tutte le sue caratteristiche di vita, non è solo offrire occasioni di scambio e sviluppare la curiosità, ma costruire e anche consentire il rischio. E per me questo è un altro passaggio fondamentale. Noi siamo, veniva detto molto bene nella precedente sessione, ma citavo il rischio di impresa che è praticato da centinaia e centinaia di cittadini, e fare impresa è un elemento fondamentale di coesione, di apertura della propria complessità, di vita e anche di, come dire, di partecipazione alla comunità umana. Fare impresa nella cultura è qualcosa che oggi molti giovani, migranti, di seconda generazione, prima cercano di fare ogni giorno, con grande difficoltà. Ma noi oggi abbiamo Milano, nel teatro, nella musica, nel design, nella moda, associazioni, di cooperazione, forme di impresa che poi hanno statuti diversi dal punto di vista giuridico, che si mettono in campo in modo molto misto per
sviluppare creatività, opportunità di lavoro e utilità sociale dal punto di vista dell'offerta in zone e in luoghi molto diversi della città. Allora noi stiamo lavorando insieme all'assessore Tajani per trovare a Milano un luogo che credo sarà la fabbrica del vapore, dove potremo dare una grande spazio, una grande capacità di ospitalità, di fornitura di servizi, di accompagnamento alle imprese creative che hanno al loro interno un protagonismo molto importante da parte delle comunità internazionali. Quindi se l'Ansaldo sarà un luogo dove si metterà in scena l'offerta di questa identità culturale complessa, se le biblioteche saranno un luogo dove questa identità culturale complessa potrà costituirsi e, come dire, generarsi in continuo, la fabbrica del vapore è per noi un luogo dove invece con quella dimensione di fare impresa sarà la dimensione più importante. Questo per dire che cultura non è in questo caso semplicemente appunto una spettacolarizzazione, una comunicazione edulcorata dell'identità di una città che è oggi una città mondo, ma è una delle sue ragioni di fondo. Grazie.